tutti ragazzi e bentornati in un episodio di Eastward. Allora, questo potrebbe essere l'episodio finale, quindi potrebbe essere un momento più che storico. Quindi siamo arrivati qui al museo del Charon. Vediamo che cosa succederà. L'uovo della vita. La invenzione ultima e le fondamenta dell'industria umana. Questo è il cervello, il prototipo originale. Non è fatto nient'altro che di un singolo cervello. Il suo potere intellettuale è molto più potente, insomma, di quello degli umani. È quello che garantisce a noi una capacità mentale illimitata. Dannato robot, come puoi parlarmi in quel modo? Io sono una persona e anche di più. Sì, insomma, hanno un po' un caratteraccio, eh. Ma l'importante è che lavorino. Tu hai bisogno soltanto di un po' di stimolazione. La nostra tecnologia diventa sempre più avanzata giorno dopo giorno. Dopo tanto tempo abbiamo completato il nostro primo umano artificiale, nato dall'uovo della vita e completamente customizzabile, quindi lo puoi creare a tuo come ti pare. Il metodo originale della procreazione non è più richiesto, sarà rimpiazzato con questa forma superiore di creazione e proprio come forma superiore di essere vitale. Avendo detto questo, l'uovo della vita non è altro che un prodotto. Il vero sorpasso delle possibilità dell'umanità e il realizzare la gloria della specie umana, per farlo, insomma, ci manca ancora un elemento. Per favore, continua nella prossima stanza. Ah, quindi questa è tipo la guida. Possiamo parlare col cervello. Che cos'è questo? Un uomo? Ah, si vede raramente qui intorno. Ed è il primo che riesce ad avere a che fare con me. Immagino che in questo giorno e in quest'anno possa tutto accadere. Aspetta, ricordami in che anno siamo. Gli umani hanno lasciato questo pianeta? Da tutti i mostri qui intorno immagino che il miasma sia ancora qui. Non parli molto, vero? Ma il silenzio, insomma, shortcoming, nel senso, la fa breve. Sarà chi ci acconsente, che ne so. Ok, quindi non c'è più bisogno di procreare nel modo classico, a quanto pare. Questa è madre. Esatto. Che è la forma più alta di vita, la risposta finale all'umanità, che ha delle possibilità senza limiti. Un piccolo pezzo di madre può ottenere tutta il modo in cui è fatto un essere umano, per generazioni. Anche se l'umanità fosse fatta fuori completamente dal miasma, madre sarebbe capace di ristorare la civilizzazione, di riportarla, insomma. Madre, l'uovo della vita e il Charon. Questi sono i tre elementi per far ritornare la civilizzazione. Il Charon porta la morte, madre pianta la vita. L'umanità deve continuare questo ciclo di morte e rinascita per arrivare al loro vero potenziale. È la classica cosa del distruggere tutto per crearlo poi di nuovo. Ciao madre.
Ciao madre. Sam, aspetta. Jasper. Non sono sicura se funzionerà. Non ti preoccupare, so sempre cosa fare. Il viaggio richiede non soltanto la forza, ma la conoscenza. Sì. È proprio così, Jasper? E niente, Sam scappa via. Kentaro. Se nessuno l'ha visto arrivare, dannati pazzi, perderanno di nuovo. Insomma, già ci siamo persi nella strada della vita. Abbiamo già percorso senza meta questa strada della vita. Questi sono tutti i personaggi che abbiamo incontrato, che commentano. Sì, l'ho capito, queste non si fanno via, che devo fare? Però prima sembra giorno, poi pomeriggio, mo sarà sera. Alba. Ma io ancora non posso aiutare, ma sento che ci manca il fattore, sì, la parte ultima. Mo, ti fermi, rimani qua? Scappano sempre. Fermate. Lì. Questo cibo sa di amicizia. Oh, che carino. È bella questa frase, che il cibo sa di amicizia. Qui dove sono morti tutti male. Oh, l'avevo quasi presa, attenzione. E aumentano poi le cose intorno al televisore. Dorcus. Non lo so. Ma aspetta, c'è altro? Questo è stato tutto il nostro viaggio. Le persone che abbiamo incontrato, le cose che abbiamo fatto. Ecco la sala giochi. L'avevo toccata a lei. Quindi stiamo ripercorrendo un po' quello che è successo, più o meno. Ah, perché me l'ha rifatto? Quindi potevo prenderla, forse non l'ho presa? Ah, aspetta, posso fare qualcosa qua? Posso giocare? Che ne so, devo vincere con qualcuno? Ma non vinco con nessuna. E quindi? Non è chiarissimo. No, dobbiamo fare qualcosa qui. Dice aspetta, c'è altro, quindi forse dobbiamo fare qualcos'altro qui. Non so, io lei cerco di prenderla, ma non me la fa prendere. Non so se possiamo passare magari da sopra. Che cavolo ne so. Mi sa di sì, ho aggiunto la console. Cioè tutta sta cosa era passata sopra. William, il nostro obiettivo è qui davanti. Dai, forse sì, allora... Il nostro obiettivo è qui davanti. Vado qui davanti. Preciso proprio così. Ah.
Corre. Ok, dove siamo? Non ho idea di cosa stia succedendo. Charon. Stiamo arrivando al Charon. Qui si può combattere, attenzione. Magari evitiamo di morire in maniera idiota. Non posso sparare. Oh, che noia, questi senza sparare sono veramente noiosi e mi fanno sempre male. Ma sempre. Dai, Ciccio, vieni. Veramente l'odio verso sto coso. Sono impossibili da prendere, secondo me, senza fatte male. Veramente impossible. E non ci arriva. Ah. Ok. Riuscirò a prendere? Ok. Ah, noia. Sbrigati. Niente. John, attento. Allora, possiamo ricaricarci, fortunatamente. Il problema è che abbiamo solo la padella. Capisco che l'hanno potenziata, però le altre armi erano utili. Datemi anche qualche cuoricino, dai. No, continuano a darmi il sale, che ne abbiamo un botto. Però immagino potremmo comprare qualcosa, insomma. Sono tutto un cavolo. Aiuto? Ah, pure quello, rilancio le palle praticamente. Non c'è più niente. qua ci vuole qualcosa col fuoco, ma non ce l'ho. Attenzione. Me ne posso andare? E sti cazzi? Troppa gente. Andiamosene. Aspetta, no, da qua. Ok. Meno male che la padella è più forte adesso. Cazzo. Dai, la potremmo fa. Oh. Aumenta un altro cuore. Allora, ricarica tutto. E l'ha aumentato. Ottimo. Penso abbiamo trovato tutti, eh. Qua c'è qualcosa? Sta scrivania? No. Oddio, il Charon. Dobbiamo sbrigare. Levatevi. Prima che il Charon ci ammazza. Via. Corri, corri. E quello che ha? Ne va, devi che arriva il Charon. Non voglio morire. Lasci vostra. Via tutti. Damosela, damosela. Via, via. Arriva il Charon, arriva il Charon! Corri, aperto di là! Via, via! Vabbè, questi mi creano un faccia, però. Me ne vate? Cioè, vi rendete conto che c'è la fine del mondo? Aiuto. Basta, fa The Walking Dead. Via. Oh, ma siete immortali? Levatevi, levatevi, c'ho da fa. Corri che arriva il Charon. Clear.
clicca. Corri, 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 via, 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 via. Levatevi, levatevi, levatevi. Cuoricino, cuoricino. Oh, cacchio. Brigati. Levatevi. C'ho da fa, c'ho da fa. Via tutti, via tutti. Damosi, damosi. Fatemi salvare, fatemi salvare. Eccola. Ma tu sei la cattiva. Oh cazzo. Aiuto. Oddio. Oddio. Aiuto. Sam, perché mi fai questo? Eh sì, l'allero. Non me l'aspettavo. Oddio, 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 oddio. Via, 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 via. Madonna, John, madonna, corri, John. Damosela, damosela, damosela. Mi fate salvare, vi prego. Oh, arriva da giù. Apri. Apri. Cazzo, ho sbagliato. Vabbè, che ne sapevo. Vabbè. Corri, John. Non è detta l'ultima. Apri sta cazzo di porta. Idiota di un John. Niente. Vabbè, ma se non mi fai salvare, però. Ah, vabbè, ok. Perché dico no, rifarlo tutto da capo non me va. Va bene. Anche perché c'è, cioè, qua era, c'è, cioè, un 50 e 50 e vaffanculo. Ovviamente sono riuscita a sbagliare. Porco di qua. John, non ti arrendere. Lo sapevo. Dai che arriva il Charon. Dai che arriva il Charon. E dai che arriva il Charon. Aiuto. Oddio. Mamma mia, mi sembrava Takeshi's Castle. Che devi scegliere la porta giusta. Oddio mio, esplode tutto. Ah, si vede che stai giocando? Maledetta. Non vuoi vedere la TV? E che ne pensi del tuo gioco preferito? Vuoi giocare a Earthborne? Lasciami andare. Io non sono la madre di nessuno. Devo andare a trovare John. Tu ancora non capisci, eh? Questi umani. Non gliene frega niente. Lasciami il modo di pulire il mondo. Come prima. Io non ti ascolto. Io non sono come te, io sono Sam. E io e John fermeremo. Ti fermeremo. Va bene allora. Rimani qui. Rimani qui per il resto dell'eternità. Dove nessuno verrà a salvarti. Maledetta. Ehi, torna indietro. Lasciami andare. Lasciami andare. John. 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 Ah, ok, è arrivato. John. Devi salvarmi. Lei mi ha intrappolata qui, l'altra me. Si ride. Ah, che meraviglia.
Gli umani sono un'assoluta delizia. Che cos'era quello? Non ne hai visto abbastanza? Che ne pensi di questo? John ti fermerà. Perché noi siamo degli assistenti da laboratorio. Com'era? Mica male, vero? Voi umani, così deboli, non avete neanche la possibilità di... la speranza, insomma, di avvicinarvi a me. Non siete niente. Niente senza di lei. Giochiamo un gioco, ti va? Ne ho preparato uno speciale, qualcosa per te. Aiuto. Aiuto. E le bombe. Ok. E salva. Ok. Dove devo andare? È qua? Isabel. E Alva. Finalmente. Carina, eh? Carina come il primo giorno che l'ho incontrata. Lei ti ha sempre invidiato, sai? Viaggiare ovunque. Andare per le avventure. È stato sempre il suo sogno. Ma il fato aveva dei piani differenti per lei. Lei non aveva scelta che diventare il guardiano di New Dam City. Oh. Quante ce ne stanno? Ora comunque, lei è finalmente libera. Lei e il treno sono ormai emersi. E presto il miasma pulirà tutta l'umanità. I suoi bambini emergeranno dalle industrie un'altra volta. E loro porteranno i suoi sogni. Per lei. E per me io starò qui. La sorveglierò, la proteggerò fino alla fine dei tempi. Come tu puoi già vedere. Ecco perché non posso farti fare un altro passo. Dobbiamo combattere con Isabel? Ma davvero? Oh. Oh cazzo. Mario. Aia Isabel, sei stronza. Come faccio a combattere con questa, scusa, eh? Ma devo perdere? È uno di quei momenti che bisogna perdere per forza? Perché non riesco neanche a avvicinarmi? Mi sa di no. Come la ammazziamo a questa, scusami? Da quello... Ah.
aspetta. Io clicco sempre. Ma posso solo difendermi da Isabel? Cioè non c'è modo di colpirla? Non capisco se dobbiamo andare solo a tempo per cercare di parare, perché colpirla mi sembra non ci riesco. Forse devo solo difendermi tot volte? Non ne ho idea. Comunque mo proverò, oltre che a difendermi, a parare. Ok. Ok. Aia, m'ha preso. Sei diventato più forte. Ma insomma la... io non sono da meno. Che ne sapevo che questa mossa girava. Me frega. Aspetta, Isabel, parliamone. Quando inizi a perdere il ritmo diventa molto complicato. Fai un minimo di scudo. Il mio cammino è così chiaro. Perché allora la mia spada? Ah. Andiamo. Questo proverà la vittoria una volta per tutte. Dai. Devo capire un attimo sto ritmo che uso. Vai, fanculo, vabbè. Oh. Anche basta? Ok, mi ha ricaricato. E un cuore in più? Ancora? Quindi siamo arrivati a questo? Dove fa? È finita, Izzy? Tutto questo? Alva? Sei tu, Alva? Quello che tu hai fatto per me è anche troppo?
Alva. Tutti quelli che sono già morti, no, non devono vivere di nuovo? No. Ma tu non dovevi morire. E ora è successo? Ancora? Anche se sai che quelle cose non sono me. Metti giù la tua spada, mia dolce cavaliere. E lascia il resto a loro. Ma a loro? Vedo me stessa? Isabel! Alva! Mi dispiace. Quell'altra me... No, lei è me. E io ho fatto tutte queste orribili cose. Tu sei sempre dolce come al solito, Sam. Alva. Dai, su. Ricaricata. Ascoltami, Sam. Questa non è colpa tua. Dopo, insomma, essere stata nel Ceron, ho visto tutto chiaramente. E lo vedo anche adesso. Quello potere oscuro che sta uscendo, che sta davanti a noi. Lei sta cercando di controllarti, Sam. E se dovesse riuscire ad avere successo? Se avesse la capacità di completare il controllo del tuo potere? Allora tutta l'umanità sarebbe perduta. La fermerò. Andiamo, John. Ma il prezzo per fare questo? Non perderò. Sì, ma io ci ho... vorrei comprare un attimo o cucinare qualcosa. Quindi Alva tante volte si è sacrificata per cercare di aiutare la città, perché era sempre con questa cosa del tempo, no? Perché in verità gli umani sono tutti crepati. Isabel no, perché è un robot. John. No, non va bene, dunque... La battaglia finale sta davanti a noi. John, promettimi. Non importa quello che vedrai. Tu sai che quella non sono io. Non importa quello che succederà, devi fermarla. Troverai un modo. So che puoi farcela. Sì, è tutto molto bello, ma io volevo uno salvare e due comprare anche dei posti... delle cose... Non posso tornare indietro? Mannaggia a voi. Perché? Mi è rimasto più un cavolo. Ah, ok, ok. Final Johnny, benvenuti amici. Forse non mi conoscete, ma sicuramente sapete, conoscete mio fratello, i miei fratelli. Il mio nome è Johnny, ma tutti mi chiamano il Johnny finale. Avete ragione ad essere un po'... insomma, venire con la cauta, dopo tutto quello che avete passato. Oh, mi ha ridato le armi, che bello, grazie. Ma fidatevi di me, ho delle robe di qualità. Ok, backpack expansion, sì, così abbiamo più spazio. Monster pack, quindi l'abbiamo aumentato fino al massimo, credo. Che altro c'hai di bello? Fammi vedere un attimo. Restore your hammock.
Allora, l'upgrade delle fiamme di questo. Ma userò la pistola. Sì, non ti preoccupare, non comprerò, ma prima voglio cucinare a sto punto, scusami, ce l'ho qualcosa? Ah, non c'ho niente. Latte, latte, carota e questo. L'ultima cosa che possiamo cucinare. Vabbè, sempre 2 su 3. Always. Questo possiamo saltare. Buono. E il resto lo compriamo. Allora direi di comprare questo, 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 questo. E 2 volte quello dei proiettili. Salvatina. Mi mancherai. Salviamo. Ottimo. E niente, signori, qua scontro finale. Usa la chiave del coraggio di Solomon. La conoscenza. E la forza. Allora, posso tornare indietro a salvare senza che tutte le volte che moriamo dobbiamo fare sto teatrino? Lo fa? Oh, che bello. Perché tanto morirò più di una volta, così non dobbiamo fare sto teatrino ogni volta, insomma. Ok. Possiamo andare allo scontro finale. Quindi abbiamo messo tutte le chiavi e andiamo. Vai, tocca a te. E la Madonna. Siamo? Cioè, se perdo devo fare 700 milioni di volte tutte queste cose? Mandami direttamente lo scontro finale e basta. Dove devo andare qua? Non ci sono arrivata. Ma perché allungare pure lo scontro finale? Fammi combattere e basta. A questi proprio gli piace allungare la cosa. Dove andà? Salve. No? Ci vuoi John?
Boh, va bene. Posso tornare poi indietro a salvare? Perché io non voglio fare ogni volta, mo. L'ho lisciato! Senti, posso passare da qua? Fa prima? Non faccio prima? Dimmi che faccio prima. Ok. Oh, ma. Invece di qua. Passi giù, passi qui, passi lì. Ci arrivo. Siamo qua. No. Perché? Perché è troppo potente, lo liscia. E manci arrivo. Ok. Ci arrivo. Ok. Posso tornare indietro a salvare? Non lo voglio rifare sto pezzo. Non lo voglio rifare sto pezzo. Basta che tornando indietro poi non si ricrea però. Io non lo voglio rifare sto pezzo. Non mi fa tornare indietro. Perché mi fai questo? Ciao Sam. A 2000. Però sbrigati. Se ve ne vate. Non riesco ad abbracciare. Mi avete già rotto i coglioni, eh? Non so, sparami ancora. Dammi il tempo ad arrivare almeno, no? Bastardo. Sbrigati. Siamo? Createlo un coso più complicato per arrivare al mostro finale. Io non ho capito perché so giocare con lei, non volevo giocare con lei. Ok.
ricaricati. Ah no, devo andare di là, ok. Aspetta. Oh, avete già rotto tre quarti di cavolo, eh. Amatim. Io non capisco. Devo colpire? Non capisco. Ricarichi st'energia. Ma se non si ricarica d'energia, questa io non lo posso fare. Ma non mi ricaricherò mai di energia? Non è proprio la cosa più semplice. John, damosela. Non so, ma qualcun altro? È tutto molto l'allero. Oddio. Ok, aspetta. Che ce la possiamo fare. Aiuto.
Non ci arrivo. Magari evitiamo di lisciarlo. Dai, ti prego. Finalmente ti ho preso. Manca solo un altro po'. John. Ah, è entrata nella padella? Ha ricaricato la vita? Dimmi che salvataggio l'ha fatto qua. Se moriamo riniziamo da qua. Lento, ma è impossibile. John, sei estremamente lento. Non ci riuscirò mai. Aspetta. Non so se devo farlo così, non lo so. Sto ricarico, pare che... Ah, fa così. Proviamo pure adesso a ricarica. Giusto. Devo far così. Non so se sto facendo giusto. Ah. No, cazzo. Niente.
No! No! Da dove ci fa continuare? Da qua, sì, immaginavo. Dai, sì, ti prego, basta. Alleluia, un nuovo inizio. Ho perso dunque. E pensare che sei cresciuto così tanto. Oh, per favore, basta giochetti. Non ti farò fregare un'altra volta. No, io suppongo che non funzionerà più. Bene, dunque, ti farò vedere. Ti farò vedere tutto. Ho dimenticato di dirti, sai? Perché tutto quello che è successo è la Madonna. Il miasma è già stato... raga. Ricordi questo posto, non è vero? Nelle profondità, una volta ci vivevi. Capivi la gente di lì? Pensavi che erano cattive persone, no? Ti meritavano molto di peggio. Nessuno... andato a cagare, ma come fa uno a leggere? Facce non familiari. Chiudere gli occhi e pretendere il disastro. Non lo so come si fa a leggere così in fretta. Ed ecco qua, questa è la città che desperatamente volevi salvare. Brutta, vero? Hai rischiato le loro vite, perso importanti amici, tutto per cosa? Non sei riuscita a risolvere nulla? Qui è dove tutto è iniziato, tutte le menti vivevano qui, le migliori. E quindi cosa sono riuscita ad arrivare? Avevano la conoscenza della città, adesso è una rovina. Poveri umani, è troppo tardi per loro, troppo tardi per realizzare il loro destino. Prima che lascino questo mondo. No, non è ancora finita. Fermati. Hai idea di cosa stai facendo? Smettere di esistere anche te così. Io non ho capito perché nel momento della spiegazione ho dovuto farlo così veloce che uno non riesce a leggere niente. Manco gli inglesi ci sono riusciti a leggere. Vabbè, il sunto era che dopo tutti questi sacrifici di sta gente, beh, che è successo? Niente, hai perso. Invece no. Non è vero, non abbiamo perso. Ci siamo sacrificati e forse abbiamo risolto la situazione? Ah, John ci sta.
E quindi è così. Non vuoi neanche dire addio? Non ne ho bisogno, lui sa. Sa che non lo sta vero, sto veramente lasciando. Ah, è così? Beh, la sua faccia sembra invece crederlo. Un giorno ci incontreremo ancora. È passato, insomma, un po' di tempo. Il coraggio ha fatto affrontare il fato. L'unica cosa alla quale non sono riusciti a scappare. Questa maledizione dei tempi antichi. Che è stato l'addio, insomma. L'umanità è rimasta indietro. La principessa aveva il suo cavaliere. Sono tornati in quello che hanno passato. E piano piano, insomma, sono emersi dai loro rifugi. Ma le onde rotte sono arrivate fino alle isole lontane. Sono diventate pioggia, vento, tempeste. Solo per sparire senza traccia. E poi per iniziare di nuovo. È stato un viaggio che non è mai successo prima. Nessuno l'aveva mai intrapreso. Fino alle luci che arrivavano al di là dell'orizzonte. Una luce più brillante di ogni stella. E più calda anche del sole. Il treno di Eastbound. Ah, eccolo. Tra tre? Al tre? Tre? Tre cosa? Non riesco a leggere. Ma nessuno si prende cura di questo posto? Fa così caldo. Se solo avessi portato il mio costume. È cresciuta? C'è qualcuno lì? Meno male non sono andata a nuotare. Stai aspettando il treno? Il mio nome è Sam. Sto prendendo il treno per Eastbound. Sai per caso quando il prossimo treno arriverà? Ci sei? Mi senti? Che strano tipo. Stai bene? Sembra che hai visto un fantasma. Quindi lei non si ricorda di John, ma John sì. Ah, che sfortuna. Perché il treno ancora non arriva? Fa così caldo.
Lei c'ha la faccia incattivita. Sembra Erode. Quindi, cioè, il mondo si è ricreato, ma in verità ci sono poi le rovine degli anni passati. Cioè, non è che è finito proprio bene. Hanno pulito la vecchia umanità. Ma comunque è rimasto, insomma, un po' tutto messo male. Almeno John è vivo, e forse anche qualcun altro. Grazie della spiegazione. E niente, sapevo che avrebbe avuto un finale un po' così, che non spiega del tutto. Vabbè, lei si è sacrificata per salvare tutti, credo. Per combattere questo eterno distruggi, ripeti. Però le cose del passato sono comunque rimaste distrutte. Quindi immagino che tutta sta gente che abbiamo conosciuto abbia fatto una brutta fine. John, a quanto pare, invece è riuscito a salvarlo. E penso sia comunque qualcun altro in nuove città. E sott'acqua ci sta quello che c'era prima. O comunque in altre zone ci stanno le, quello che era, cioè, era successo prima. E tutta la gente che abitava là sotto nel... nella parte iniziale, sottoterra, sono morti tutti pure quelli? Boh, non lo so. Allora, c'è da dire che il gioco è bello nella parte grafica, nella parte della musica, quindi la parte artistica, secondo me, è il punto forte del gioco, perché la pixel art è fantastica e le musiche, come sentite, insomma, sono proprio belle. Non mi hanno convinto un paio di cose. L'allungare il brodo all'infinito, tipo il pezzo del treno di Hollywood delle scimmie, quello secondo me è veramente inutile, tanto per allungare mentre c'è un altro capitolo, è proprio stupido e brutto. E quindi tanti, aiutatemi a dire, tanti pezzi per allungare il brodo in un gioco che già è lungo, quindi dopo un po' annoia. Altra cosa, sta storia non è che mi abbia convinto del tutto, onestamente. Cioè, la cosa che loro sono delle illusioni è figo. Però, sì, lei è madre, nel senso c'ha il DNA degli esseri umani, basta il DNA a lei, che anche se muoiono tutti, l'umanità può sempre ricrearsi all'infinito grazie a lei. E questo l'ho capito, per quello è madre di tutti. Diciamo, rende immortali, tra virgolette, gli esseri umani. Però, boh, non lo so. E soprattutto, cioè, il tipo che poi è invecchiato nel tempo, che ci ha dato le chiavi per poter affrontare il male. Cioè, lui praticamente aveva messo questa bolla temporale per fare in modo che il miasma non distruggesse tutto. Non lo so, non mi ha convinta del tutto. Papà! Quindi questi sono vivi. Ed è diventato un bambino vero? Non è più un robot? Daniel? Hai finito di riparare? Sì, mi sento meglio. Ne sono così felice. Se va tutto bene, avremo la possibilità di usarlo domani. Domani? Il Lucky Coin, ce l'hai tu, ce l'hai. Quindi noi abbiamo un figlio, si chiama Daniel. E il robot pure si chiama Daniel. Aiuto. C'è altro? Non lo so, ripeto, non mi ha convinto del tutto la storia. Però sono contenta, l'abbiamo finito dopo tanti, aiutatemi a dire, tanti video. Nel complesso gioco gradevole, però anche dimenticabile. Non lo so, non mi ha convinto, no, non mi ha convinto. Non lo so, parte bene, poi si perde in tante cazzate inutili, il finale non è chiarissimo. Boh. Vabbè ragazzi, io sono contenta comunque di averlo giocato con voi. Io aspetto i vostri commenti, mi raccomando, per farmi sapere voi se avete capito qualcos'altro che io non ho detto, se vi è piaciuto, cosa non vi ha convinto, invece cosa avete trovato bello, se il finale ha senso quello che ho detto io, se alcune cose non sono state spiegate.
eccetera eccetera. Mi raccomando, fatemi sapere. Quindi io vi ringrazio di aver seguito anche questa serie che è stata molto lunga, e niente, come sempre mettete un mi piace, lasciate un commento, iscrivetevi al canale, venite anche su Telegram che ne possiamo parlare anche lì, e niente, al prossimo gioco ragazzi, ciao ciao.